Ciao a tutti, oggi affrontiamo l'argomento frigorifero. Andiamo a vedere come questo elettrodomestico funziona e quali principi fisici appunto ci sono dietro. Il frigorifero è un elettrodomestico che, al contrario di quello che possiamo immaginare, non dà freddo, ma bensì assorbe calore. Quindi assorbe calore da un ambiente per cederlo poi in un altro. Tutto questo è reso possibile dall'azione del fluido, del gas refrigerante. E oggi la maggior parte, tutti quanti i frigoriferi commerciali utilizzano l'R600, che è un isobutano. E adesso andiamo a vedere passo passo come questo elettrodomestico nello specifico funziona. Il protagonista assoluto, per quanto riguarda il funzionamento del frigorifero è sicuramente il gas refrigerante, che inizialmente allo stato di forme viene compresso e spinto dal motore nell'impianto tramite il tubo di mandata o anche premente. Qui il gas ha una temperatura di circa 30 gradi e andrà a riscaldare nella parte anteriore del frigorifero, lì dove si attaccheranno le guarnizioni degli sportelli, onde evitare che esse si congelino. Dopodiché entrerà qui nella serpentina di condensazione, che è la serpentina nera posta dietro i frigoriferi. E qui il gas passerà di stato, dallo stato ai riforme a quello liquido, appunto condensandosi, cedendo quindi poi calore all'esterno. Qui il frigorifero, la parte nel quale cede calore all'esterno. Una volta uscito dalla serpentina di condensazione, il gas entrerà nel filtro, dove verrà filtrato appunto di tutta quanta l'umidità. Dal filtro entrerà poi nel tubo capillare, passando appunto per una strozzatura, e qui finirà il processo di raffrescamento. Infatti, in questo tubo si arriverà a una temperatura di 25-30 gradi sotto zero. Il gas refrigerante allo stato liquido e a una temperatura di 30 gradi sotto zero percorrerà l'impianto tramite il tubo capillare ed arriverà nella serpentina di evaporazione, o evaporatore, che nei frigoriferi no frost è posta nel congelatore. Questa serpentina è estremamente importante per il funzionamento del frigorifero perché qui il gas evapora. Evaporando assorbirà calore e tutto il freddo che si genererà verrà convogliato dal sistema di ventilazione, questo qua, che lo distribuirà sia nel congelatore, facendolo uscire dalle bocchette, che nel frigorifero. Queste bocchette poi si apriranno, chiuderanno a seconda delle temperature richieste dai vari termostati. Ricordiamo che una temperatura di esercizio per il congelatore va da 15 fino a 24-25 gradi sotto zero, per il frigorifero va da 0 1 grado fino a 8 gradi sopra zero. Il ghiaccio formato poi in questa serpentina di evaporazione verrà ciclicamente sbrinato tramite delle resistenze e l'acqua che si genera verrà raccolta tramite questo canale e andrà a raffreddare il motore. Il gas, una volta uscito dall'evaporatore, tornerà nel compressore e il ciclo rinizierà di nuovo. Questo è il funzionamento di un frigorifero Total No Frost. Speriamo di esservi stati utili e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.